stata a un certo punto la mia esigenza, trovare un vocabolario, un manuale, qualcosa che mi spiegasse veramente anche come scrivere, come leggere con i tarocchi. Questo mancava e così l'ho voluto scrivere. Ho diventato domani. Attrezzi è appunto un'immagine semplice per proprio dare quest'idea di aprire un contenitore, in questo caso sotto forma di libro, però immaginiamo anche la nostra testa, no? E tirare fuori degli attrezzi attraverso i quali smontare, rimontare, vedere da tanti punti di vista un argomento, come dicevo, così complesso, perché è un argomento le cui origini si perdono in una notte dei tempi, le cui origini sono molto discusse. Nel senso che si pensa che sia frutto di scrittori che si sono avvicendati nel corso delle generazioni, se lo sono tramandato, l'hanno elaborato, l'hanno rivisto, corretto anche in base al periodo storico in cui hanno vissuto, fino a pensare che sia l'alfabeto scritto da, questo lo pensano gli alchimisti, da un personaggio vissuto nel corso dei secoli. Non a caso nel libro io poi cito l'ebreo errante, la sua figura, proprio come testimone di questo passaggio negli anni di questo personaggio. E quindi dicevo, perché anche questo? Perché tante volte a me è capitato di trovarmi ad affrontare determinate situazioni e prendi, magari avevo bisogno di una pinza e mi trovavo in mano un cacciavite e io mi rendevo conto che il cacciavite era assolutamente inutile, avevo bisogno di una pinza, avevo bisogno di togliere magari qualcosa che si era incastrato, ma la cosa che più mi aveva preoccupato è che guardandomi intorno tutti avevano gli altri, avevano un cacciavite, ma sembrava che nessuno se ne fosse accorto, no? E che tutti continuavano a usare questo cacciavite come se fosse stato una pinza. Allora, usando questa metafora, dico, no, io so che c'è qualcosa che ha bisogno di uno strumento diverso, di conoscenza. Partiamo da questa mia esperienza di giornalista, di scrittrice, quindi di umanistica, e vediamo di smontare per arrivare all'essenziale, che mi riferisco al fatto di poter essere al di fuori di una condizione sociale, ma di essere, come diceva giustamente Francesca, in un rapporto diretto tra